Cristiano Vignali in compagnia di Ugo Iezzi, che ha presentato al Teatro Marruccino il 23 settembre il suo ultimo libro, Italia Bella, Mostrati Gentile, Storie di Migrazione e Alimentazione. Di cosa tratta questo libro? Cosa hai voluto comunicare? Assieme a 13 autori, che ho chiamato Cantastorie, quindi siamo 14, abbiamo realizzato questo libro sul rapporto forte che c'è tra l'alimentazione e l'emigrazione. Possiamo dire che gli emigranti sono stati i nostri primi portatori e ambasciatori del Made in Italy, quindi un Made in Italy dal basso, che inizia nei primi del Novecento, e che ha come protagonisti, vede come protagonisti i nostri cari Quali emigranti. sono i piatti che hanno avuto più successo e che sono stati esportati? Dunque, in questo racconto collettivo, che contempla varie vicissitudini, sia letterarie che storiche, c'è anche l'elemento dell'alimentazione e quindi ci sono delle ricette, però non tutti gli autori hanno voluto poi aggiungere le ricette al proprio racconto. E siccome l'antologia è nazionale, infatti il titolo richiama questo riferimento nazionale, di un canto nazionale tra l'altro, quindi le ricette sono sia quelle abruzzesi nostre classiche, cioè pallotta cacio e uova, maccheroni alla chitarra e insomma, molte ricette della cucina veneziana, alcune ricette della cucina lucana, un bel racconto su un piatto eccezionale della Sicilia, di Siracusa, un dolce soprattutto, così come della Sardegna. Quindi cioè, questa antologia spazia un po' in tutta Italia Tu hai e raccolto questi racconti, hai raccolto queste ricette? se no, io ho coinvolto 13 autori, che insieme a me, quindi siamo 14 autori che abbiamo scritto questa antologia. L'antologia dà un titolo che è molto evocativo. Il titolo di un. Perché nell'antologia ci sono non solo ricette, racconti, ma ci sono anche i canti, ci sono dei riferimenti ai canti dell'emigrazione. Difatti, il titolo è un famoso canto dei primi del Novecento dell'emigrazione italiana nel mondo. Quindi Italia Bella, Mostrati Gentile, si rifà a questo canto meraviglioso che nella presentazione a Marruccino poi noi abbiamo fatto realizzare, quindi noi abbiamo avuto anche un intermezzo musicale di un gruppo di professionisti di Manoppello, Trachide e Manoppello per la verità, che hanno eseguito una decina di canti. Sia quelli storici che quelli attuali, quindi nuovi autori che hanno parlato direttamente o indirettamente di emigrazione. Allora, il tempo stringe. In due parole, cosa ti spinge a scrivere e a pubblicare? Allora, noi diciamo sempre come vecchia abitudine dei nostri antenati, io spizzico e mi diverto. Quindi la motivazione è sempre quella, cioè la motivazione è che nello scrivere, Una passione per te. nel raccontare mi diverto, quindi il mio divertimento è scrivere delle cose che mi auguro possano anche divertire gli altri, quindi nel divertirmi io spero anche di divertire altre persone. Grazie. Prego.